L'ora è quella giusta per andare da Simona Santi Laurini a scoprire quali sono le abitudini degli aretini a pranzo. Ciao Simona, ci sei? Eh sì, cara Gloria, ben ritrovata. È l'ora di pranzo quasi, quindi noi siamo venuti ancora una volta a curiosare quelle che sono le abitudini degli aretini a pranzo e siamo tornati da Rosanna. Buongiorno, ben trovata, ma che meraviglia di colore! È arrivata la primavera effettivamente e tu me l'hai messa anche nel piatto. Assolutamente sì, finalmente la bella stagione, quindi cominciamo con le nostre insalatone. Iniziamo con le nostre buone e sane abitudini a pranzo, quindi una vasta scelta di queste insalate. Noi vogliamo appunto sapere, gli aretini che vengono a trovarti, che cosa amano mangiare a pranzo, perché naturalmente tu non hai solo insalatone, sono tantissime le persone che per lavoro sono costrette a mangiare fuori e quindi chi mangia fuori va a cercare la qualità, va a cercare insomma di mangiare come si mangia a casa, perché 5 giorni su 7 stare fuori è importante stare bene. E allora, che cosa mangiano questi aretini? Le insalatone in estate, mentre invece in inverno si punta di più sui primi caldi, i primi piatti caldi. E proprio per questo motivo noi ci siamo organizzati, abbiamo cercato di organizzare perché il tempo per pranzare è sempre poco. Chi lavora ha A un'ora di pausa pranzo. non di più, non di più. Quindi ci siamo organizzati acquistando, facendo un investimento, acquistando un macchinario che in pochi minuti ci permette di avere dei primi caldi. Ecco, questa è un'informazione importante perché appunto chi vuole godersi quest'oretta di pausa pranzo mangiando bene, magari lasciandosi anche 10 minuti per farsi una passeggiatina digestiva prima di rientrare in ufficio, ha fretta. Quando arriva al tavolo ha la necessità che la pasta asciutta arrivi velocemente. Qui, come già abbiamo detto, anche per dolci, pane, eccetera, schiacciate, fate tutto voi, fate anche tutto quello che riguarda la cucina, quindi è tutto cucinato espresso sul momento e questa è una garanzia. Sì, è tutto fatto al momento. Abbiamo dietro la cuoca che prepara in tempo reale, insomma, i piatti che i clienti scelgono per pranzo. Ecco, allora ritorniamo, no, sulle curiosità. Le persone preferiscono sedersi, quindi un attimino godersi la pausa pranzo, oppure arrivano un trancio di pizza e via? Com'è un po' la tendenza in questo momento, dopo che tra l'altro magari siamo stati 2 anni a casa, abbiamo lavorato con lo smart working, ora invece il mondo è tornato a girare. Per fortuna. Fortuna, diciamo sempre per fortuna. Le tipologie di clienti sono sempre diverse, c'è chi preferisce sedersi e mangiare comodamente, anche se in fretta. Comunque sempre in fretta. Comunque sempre in fretta, pranzo sempre in fretta. E chi invece con un panino e una pizza si siede e mangia ancora più veloce. Ecco, qui ovviamente non manca la possibilità di scegliere, tra l'altro hai anche uno spazio fuori per questi giorni finché ancora il sole si regge. Sì, per fortuna sì, abbiamo un bello spazio fuori con tanti tavoli e quindi la gente si può comodamente mettere fuori perché adesso ne abbiamo veramente voglia e anche bisogno, Eh sì, di aggiungere. un po' di aria, un po' di sole, un po' di vitamina D, sempre per rimanere sulle buone abitudini. Senti, io sono curiosa, no? Intanto arriviamo anche ai dolci, così insomma abbiamo fatto tutto l'excursus, abbiamo fatto. Sono curiosa, da che ore ti arrivano le persone per il pranzo? Abbiamo detto che la colazione è già qui alle 5, hai le persone pronte a partire in quarta. Da che ore arrivano e fino a che ore si mangia, insomma? Quanto siamo spagnoli, quanto si mangia tardi? Noi cominciamo alle 12, ma fino alle 13, 13 e 15 arriva pochissima gente. È orario d'ufficio, insomma. Orario di ufficio, però poi si spingono anche fino alle 15. Sì. Quindi qui si può mangiare, insomma, anche se si arriva sul tardi, diciamo, la cucina è a disposizione perché tanto fai tutto tu, quindi gli orari sono piuttosto ampi. Diciamo gestibili, dai, poi veniamo incontro alle persone, anche se arrivano all'ultimo momento, 10 minuti glieli dedichiamo lo stesso, insomma, la cuoca non si arrabbia, è felice. C'è flessibilità. Sì. Insomma, Gloria, abbiamo capito che chi mangia fuori a pranzo ha comunque fretta, questo è un dato di fatto, tutti corriamo, comunque quella mezz'oretta che siamo seduti cerchiamo di avere buone e sane abitudini.
abitudini e per questo noi siamo venuti alle cattive abitudini. E vediamo ora allora questa insalata che abbiamo lasciato, andiamo a vedere quanto sa di primavera. Io saluto te, Rosanna, grazie per essere stata con noi, saluto Gloria e il pubblico che ci sta guardando. A te la linea. Grazie Simona e tra poco dopo la pausa, a proposito di passeggiate, vi porteremo anche a smaltire un pranzo invece un po' più abbondante tra poco.